Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre Desk vi parla e oggi sono felicissimo di annunciare che sono il primissimo youtuber al mondo a parlarvi del nuovo gioco che sta sviluppando Digital Extreme. Scusa, intendi Kishton? E tu come cazzo fai a saperlo? Minchia, adesso ci ha già fatto il video Mogamo. Basta Mogamo, hai rotto il cazzo con quest'andazzo. Va bene! No, veramente, raga, Mogamo... Può accompagnare solo. Poi Mogamo, lo sanno tutti che io ho iniziato un anno dopo di te, quindi ho iniziato prima io. Per cui se vogliamo mettere i puntini sulle Y, ho iniziato prima io un anno dopo di te. Basta, chiuso l'argomento. Guarda Tess, che puoi dire tutte le minchiate che vuoi, ma il canale l'ha aperto prima lui e il video l'ha fatto prima lui, eh. Stai zitto. L'ha fatto prima lui davvero. E va bene, a questo punto che cazzo lo faccio fare io? L'ha fatto lui, andate a vedere il suo. Vaffanculo. Vabbè ragazzi, adesso a parte gli scherzi, ci tenevo a precisare che effettivamente il video l'ho registrato prima io, l'ho registrato a marzo del 2012, precisamente in una domenica d'agosto, e sapevo tutto in anticipo, con largo anticipo non ho deciso di pubblicare il video 5 anni fa perché altrimenti sarebbero andate a rischio le mie talpe inserite in DE, quindi ho preferito aspettare. Ovviamente aspetta, avevo passato lo script di questo video a Mogamo e lui giustamente, pam, ha pensato bene di far uscire il video 2 giorni prima che lo facessi uscire io. Ditemi voi se è possibile collaborare con certe persone. Ovviamente ragazzi, anche questo era lo scherzo nello scherzo, una burla nella burla, ma adesso mi conviene smetterla perché altrimenti diventa veramente tipo Inception e a fine video rischio che poi tutti voi andiate in giro con lo sguardo perso nel vuoto per casa vostra, tirando trottole immaginarie nel tentativo di capire se siete in un sogno o nella realtà. Passando dunque alle cose serie, ovvero a questo nuovo gioco realmente annunciato da Digital Extreme, innanzitutto non ho niente contro Mogamo, ripeto, era tutto uno scherzo, anzi è anche grazie a Mogamo che mi sono sentito ispirato per aprire un canale YouTube, quindi tutta la stima di sto mondo. Ovviamente lui ha già fatto un video su questo nuovo gioco annunciato, l'hanno fatto in tantissimi, anche tanti siti specializzati hanno scritto 2 righe per questa cosa. Tenete conto che noi spesso vediamo Digital Extremes come lo studio di sviluppo di Warframe, ma in realtà è uno studio che lavora da tanti anni e ha lavorato a tanti progetti molto interessanti. Non tutti erano progetti che ha sviluppato al 100% da sola, non so perché DE per me è femminile, ma vabbè, insomma, come studio. Alcuni insomma sono stati collaborazioni, altri si è trattato di lavori di sviluppo con comunque un publisher che gli diceva devi fare il gioco così così così. Warframe è semplicemente, se non sbaglio, il primo lavoro che hanno potuto fare completamente liberi da vincoli di alcun genere, e questa è una bella cosa. Keystone, questo nuovo gioco di cui ancora non si sa molto, sembrerebbe essere alla sua essenza un FPS a classi, quindi uno sparatutto in prima persona a classi con un deck, un mazzo di carte, per andare a potenziare i nostri personaggi, ovvero similmente andare a creare strategie differenti, sia grazie alla pianificazione del nostro deck, sia poi all'uso del nostro deck assieme al deck dei nostri compagni di squadra. Però di base non sappiamo un cazzo d'altro. E visto che sappiamo veramente poco di Keystone, che poi ragazzi io ho anche il dubbio che sia a turni, che per carità non ho letto turn based basato sui turni da nessuna parte, però quella scrittina sotto il titolo che dice make your moves, non lo so, mi dà l'idea del avere tempo per riflettere sulla nostra prossima azione. Non lo so, comunque lasciamo perdere, veramente abbiamo delle informazioni talmente minime che non vale la pena secondo me stare a cercare di cavare fuori il sangue dai sassi. Non sappiamo un cazzo, aspettiamo. Sappiamo che prossimamente, molto a breve in realtà, molto a breve scommetto che non si dice, ma non importa, dovrebbe iniziare la sessione di test alfa di Keystone, per cui probabilmente avremo qualche informazione nei prossimi mesi, nel corso dell'estate, secondo me avremo via via sempre più info. Per adesso passerei ad un capitolo un po' diverso, cioè parlerei un po' di ciò che sappiamo, e quindi parlerei un po' di Digital Extremes. Molti di noi ragazzi ritengono di conoscere questo studio, DE, Digital Extremes, perché semplicemente giocano a Warframe da 6 mesi o da 1 anno o da 3 anni. La verità è che in realtà la maggior parte non conosce un cazzo della storia di Digital Extremes. Innanzitutto DE ragazzi è uno studio molto molto vecchio. Io sono dell'88, ho 29 anni, Digital Extremes è stata fondata, non so perché do sempre del femminile a DE, è uno studio che è stato fondato nel 1993, 5 anni dopo che sono nato io, quindi ha praticamente 24-25 anni di anzianità, di servizio, di lavoro.
E ragazzi, 25 anni circa per uno studio di sviluppo sono tanti. Iniziare a sviluppare nei primi anni 90, porca miseria ragazzi, non era ancora uscita la PlayStation 1. Quando è che è uscita? Nel 97 forse, una roba del genere. Per cui rendetevi conto di quanta esperienza possono aver macinato. Warframe è, se non sbaglio, il primo gioco che sviluppano in modo completamente indipendente, senza avere un publisher. Il publisher è colui che finanzia, no? Che mette il capitale per sviluppare un gioco, ma che mette anche tutta una serie di paletti, limitando comunque la creatività degli sviluppatori. Quindi Warframe può avere i suoi difetti, ma ha anche una grossa componente di originalità. Mi capita spesso di parlarne con amici su Discord, su Teamspeak. È un gioco sviluppato ad hub, cioè ogni volta che arriva un aggiornamento innestano anche grossissime porzioni di novità su un gioco che esiste ormai già da anni. È stato così per le Arkwing, per il sistema di quest che prima non c'era, per tantissime cose. È veramente un gioco che segue uno sviluppo molto molto originale, non esente da difetti, non sto giustificando i difetti del gioco, ma segue veramente uno sviluppo che non ho mai visto percorrere in nessun altro gioco che abbia conosciuto, insomma, in questi anni. Facciamo comunque un salto temporale molto grosso e passiamo dal 93 al 2014. Qualcuno si ricorderà, perché se ne parlò molto, che in sostanza DE vendette una grossa fetta dello studio. 61% in sostanza di Digital Extremes venne venduta ad una grossa holding cinese, consentendo però di guadagnare un'entrata economica di, stando a Wikipedia, 73 milioni di dollari. E in più DE mantenne comunque il controllo sullo studio. Infatti, da quello che leggo sempre su Wikipedia, il presidente Michael Schmalz e due partner hanno ancora il 39% della società e continuano a gestirla loro. Quindi evidentemente, come ci avevano tranquillizzato all'epoca, hanno mantenuto il controllo su tutto quanto, tant'è vero che oggi siamo nel 2017, in questi anni non ci hanno deluso fondamentalmente. Sì, ci sono state cose che magari non ci sono piaciute, ma sono arrivate le cinematic quest, tanto per citare delle cose pazzesche, segno comunque che hanno lavorato come si deve a Warframe, nonostante tutto questo discorso e questa giusta comunque paura che potevano avere, che potevamo avere noi giocatori riguardo ad un'acquisizione da parte di un colosso cinese. Fatto sta che appunto a 3 anni di distanza devo dire che le preoccupazioni erano abbastanza inutili. Quindi DE ragazzi è riuscito a fare tanti soldi, ma oltretutto secondo me grazie a questa acquisizione da parte di questa grossa compagnia cinese sono riusciti ad agevolare probabilmente l'uscita e il lancio di Warframe in Cina. E ragazzi, lanciare un gioco in Cina non penso che sia una cosa facile, per via di tante normative, per una forte censura, anche riguardo semplicemente al gore dei giochi, quindi al sangue, agli smembramenti, cose di questo tipo. Però riuscire a far uscire un gioco in Cina significa avere accesso ad un pubblico potenzialmente enorme. Si tratta di milioni e milioni di giovani che potrebbero giocare. Io non so quanti siano i giocatori cinesi, ma sicuramente oltre ai 73 milioni di dollari incassati per questa acquisizione avranno ottenuto anche grossi guadagni in più dovuti proprio al fatto che hanno incrementato notevolmente il proprio bacino di utenti. Questo ovviamente permette a DE di ingrandire lo studio, di fare tante belle cose, di migliorare lo studio. Negli ultimi anni, se non sbaglio, ne parlano proprio in un devstream, hanno acquistato diverse attrezzature per il motion capture, allestendo una stanza apposita molto molto più grande a quanto pare di quella che avevano prima proprio per il motion capture, e questo gli ha permesso, fra le altre cose, di sviluppare tutte quelle cutscene che abbiamo visto nelle cinematic quest. Qui adesso in questo momento ragazzi in temporale sto facendo 2 più 2 effettivamente, non avevo ragionato su questa cosa, ma questo ci fa capire che hanno fatto una scelta sensata, hanno monetizzato una parte dello studio, una parte di ciò che hanno costruito in decenni per riuscire non a limitare la propria libertà, ma a incrementarla ulteriormente. Evidentemente, dopo aver ingrandito lo studio, aver fatto un po' di soldi, hanno deciso che era arrivato il momento di investire in qualche altro gioco sviluppato interamente da loro. Ma questo, ragazzi, era inevitabile. Prima o poi, se le cose continuano ad andare bene, è normale che uno studio si butta su un altro progetto. Sperando ovviamente che non tralasci quello precedente, che non lo dimentichi, non penso, perché comunque Warframe è ciò che sta consentendo a DE di sviluppare un ulteriore gioco, sta consentendo a DE di crescere, quindi è inverosimile pensare che Warframe possa essere lasciato da parte. E come ho letto comunque da qualche parte navigando in rete, praticamente DE è riuscita a destinare, a diciamo a organizzare un mini studio
con un tot di persone, prelevandole dal grosso studio che si occupa su Warframe, proprio perché lo studio si è ingrandito e hanno la possibilità di fare ciò. Quindi hanno iniziato con un mini studio a sviluppare questo nuovo gioco, Keystone. Proseguendo in questo modo, se dovesse essere un successo anche Keystone, non necessariamente un successone mondiale, ma dovesse comunque racimolare buoni consensi come Warframe, potrebbe consentire a EA di crescere ancora, di sviluppare altri giochi, di diventare un qualcosa come, non so, iRes Studio, nel senso uno studio in grado di sviluppare, di gestire 3, 4, 5 giochi sotto al proprio controllo, all'interno dello stesso studio, senza avere appunto il publisher che rompe troppo i coglioni. Potrebbe sviluppare chissà quante cose. Io vi vorrei citare alcuni dei lavori fatti da Digital Extreme. Ho qua davanti su Wikipedia l'intera lista. Si sono occupati del porting su PlayStation 3 del primo Bioshock, hanno realizzato il multiplayer di Bioshock 2, hanno sviluppato The Darkness 2. È vero che molti ritengono, e qui parlo senza sapere perché non li ho giocati purtroppo, The Darkness 2 viene ritenuto un po' più sottotono rispetto all'1, ma comunque un bel gioco. Hanno sviluppato Warframe, e questo lo sappiamo. Ragazzi, hanno sviluppato Dark Sector, un gioco del 2008 che io ho avuto il piacere di giocare, che mi piacerebbe rigiocare in live, magari quest'estate assieme a voi, che è un gioco di tutto rispetto, veramente veramente carino. Oltre poi, ragazzi, vi ripeto, a tutte le collaborazioni a stretto contatto con Epic Games per sviluppare Unreal, Unreal Tournament, Tournament 2003, Tournament 2004, Unreal Championship e sti cazzi e quegli altri pure. Insomma, gli sparatutto li sanno fare e hanno avuto modo di realizzare anche sparatutto molto molto originali, o comunque di lavorare a sparatutto originali, come può essere appunto Bioshock, come può essere The Darkness 2 e come può essere anche Warframe. Per cui in Keystone, che anche qua si prospetta essere uno sparatutto in prima persona comunque atipico, potrebbero veramente tirare fuori qualcosa di molto molto interessante. Non so, ragazzi, come farò a riempire il video, cioè nel senso che sto parlando tanto ma non ho ancora raccimolato il materiale per coprire quello che dico. Male che va vi metterò uno o due immagini fisse, ragazzi, perché il video ve lo voglio portare, perché mi sembra di aver detto cose comunque parecchio interessanti e ci tengo a farvelo avere. Adesso per chiudere vorrei però dare un'occhiata all'immagine di Keystone, a questi quanti sono? 7 personaggi che vediamo sul sito, insomma, e anche a quell'immagine in realtà che si vede sullo sfondo. È molto molto particolare, è molto particolare perché si tratta di una fantascienza un po' old school, un po' antica, non so, io non sono esperto di cinema, ma penso sia una fantascienza di anni 50, anni 40, anni 60, non lo so, ma guardate la pistola di questo astronauta, guardate il razzo che ha dietro l'astronauta, il casco che c'ha l'astronauta, le pistole anche che vedete impugnate da quella tizia lì sulla destra, o guardate sullo sfondo, quella specie di stazione o UFO atterrato con tutte quelle parabolone a cerchio. È uno stile che ricorda ad esempio tantissimo Doctor Who, quindi molto arcaico, non è uno stile sci-fi moderno, un po' anche rassomigliante a Bioshock, che comunque ha un po' questo stile sci-fi old school. Ed è molto molto peculiare, sono molto curioso di vedere delle mappe di questo gioco. Onestamente quella sorta di grunt messo in basso a destra mi stona un po' rispetto agli altri personaggi, ma non lo so, è troppo presto per giudicare determinate scelte. Ma sono molto molto curioso di vedere una mappa, di vedere questi personaggi muoversi all'interno di una mappa di gioco, per semplicemente, ragazzi, per curiosità, voglio vedere l'effetto che fa, se viene una bella cosa o meno, perché così mi piace, c'è del potenziale molto forte dal punto di vista artistico, grafico, insomma, di design, ma non riesco ad immaginarmeli in gioco, quindi sono molto curioso di vedere delle animazioni, delle mappe, eccetera, eccetera. È ancora un po' presto, insomma, per sperare di vedere cose a breve, però non so, magari nei prossimi mesi, nel corso dell'estate, ne sapremo di più. Spero di poter partecipare all'alfa, sono veramente tanto curioso. E niente, ragazzi, detto questo però davvero chiudo il video perché ho parlato per quasi un quarto d'ora. Spero di avervi fatto divertire, di avervi informato, di avervi detto delle cose che non sapevate su DE. E niente, detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!